Buonasera, ben ritrovati a tutti voi da Chiedilo al Sindaco e benvenuto in collegamento al nostro primo cittadino, Matteo Biffoni. Buonasera Sindaco, ben ritrovato. Buonasera a tutti voi. Argomento del giorno direi assolutamente la ripresa delle attività tessili nella nostra città. Ieri è stata una giornata piuttosto confusa, diciamo da montagne russe per i nostri imprenditori. Prima la data ipotetica della riapertura il 4 maggio, poi l'ordinanza regionale sulla manutenzione delle merci deperibili, infine il via libera a sorpresa da parte del governo. L'importante è aver centrato l'obiettivo. Sì, è stato un fine settimana direi piuttosto convulso, mettiamola in questo modo, in cui effettivamente sono cambiate le cose spesso e in maniera anche confusa. Prima l'ordinanza della Regione Toscana il sabato pomeriggio, il 25 pomeriggio, dopo una riunione fiume, c'ero io, l'assessore Scioffo, l'onorevole Giacomelli, Marini, Gozzi e Cavicchi per Confindustria, appunto il presidente Rossi, per arrivare a quella prima ordinanza che permetteva un pezzettino di lavoro. E poi nel frattempo il lavoro a Roma. Noi abbiamo continuato, devo dire in maniera piuttosto indefessa, tutti quanti, ognuno dei nostri canali, a lavorare con i contatti al Ministero, in particolare al Mise, per arrivare alla riapertura del tessile. Specificando che il nostro problema era l'export, specificando che noi avevamo paura, non tanto avevamo paura anche delle quote di mercato di quest'anno, ma soprattutto di perdere i clienti e quindi perdere forza successivamente, nel corso degli anni successivi. Alla fine l'interpretazione che girava già dal primo pomeriggio della domenica, devo dire che ho avuto la prima notizia verso le 3:30, poi confermata in tarda serata, ha permesso per quelle aziende che hanno il loro fatturato per oltre la metà destinato all'esport, cioè, diciamo, prodotto dall'esportazione, di poter riaprire e anche alla loro filiera. È stato un po' un percorso un po' complicato, difficile, fatto di telefonate, mail, scambi di messaggi, insomma un po' un macello, però, come dire, un noto proverbio dice: non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che prenda il topo. Alla fine abbiamo acchiappato il topolino. Ma le imprese pratesi, Sindaco, erano pronte o oggi sono rimaste un po' sul chi va là? Perché questa confusione non ha aiutato certamente. Non ha aiutato il tempo, perché su questo, come dire, il governo ci ha abituato a cambi repentini di rotta anche all'ultimo momento e qualcuno non è pronto per questo. Per quanto riguarda la cosa che ci interessa di più è che è la condizione non trattabile, ineludibile di riapertura, che è quella della condizione di sicurezza e dei presidi appunto medicali e tutto di quello che serve per rimettere in assoluto e dare tutte le garanzie di sicurezza a chi deve ritornare a lavorare. Le nostre aziende sono sostanzialmente pronte, fra l'altro giovedì avevano sottoscritto un protocollo tutte le parti sociali, quindi le associazioni datoriali, i sindacati, apposta per garantire, ed è secondo me un bellissimo documento che parla proprio di noi, appunto la massima tutela di tutti coloro che rientrano a lavorare. E su questo le nostre aziende, ovviamente noi l'abbiamo sempre dato come premessa indiscutibile, si sono attrezzate per tempo. Bene, chiudiamo il capitolo economia, certamente centrale, e seguiremo gli sviluppi nelle prossime settimane, ma parliamo di un altro problema importante, lo avevamo accennato anche nella scorsa puntata, cioè il capitolo bambini. Ci scrive in una lettera aperta a una mamma, sottoscritta questa lettera anche da altri genitori, la signora si chiama Margherita, per sollevare il problema della scuola per i nostri piccolissimi, direi, quindi bambini della materna e del nido, perché queste strutture generalmente chiudevano più in là, diciamo nei mesi di maggio, di giugno o di luglio, adesso invece resteranno chiuse, quindi come fare? Come vi state attrezzando? Ha ragione, io devo dire la verità, sono piuttosto, come dire, confuso, mettiamola così, dal fatto che ieri il presidente Conte su questa partita non abbia accennato praticamente nulla. Noi come Comune di Prato ovviamente ci stiamo attrezzando, ormai è fatto notorio, per provare a capire se ci sono le condizioni per dare ai nostri bimbi, a particolare quelli che cita la signora, la mamma che ci ha scritto, quelli più piccoli ovviamente, una forma di scolarizzazione, diciamo, per quello che sarà possibile, ovviamente il tutto se ci saranno le condizioni, se saranno d'accordo gli insegnanti, se saranno d'accordo i genitori, insomma proveremo a riutilizzare questi spazi, ci stiamo lavorando già da qualche giorno per non far
completamente passare quest'anno scolastico senza nemmeno l'opportunità di provare a ricostruire qualcosa. Certo, non è facile se non abbiamo delle linee guida del governo, perché ragazzi è una responsabilità immensa e comunque vada non è semplicissimo rimettere in moto un meccanismo così complesso come quello scolastico se non c'è una copertura. Però noi come comune ci stiamo attrezzando, proveremo a fare delle proposte, abbiamo delle idee in testa, ci stiamo lavorando, le stiamo approfondendo anche oggi, è stata una serie di incontri appunto con questo obiettivo, vediamo dove si riesce ad arrivare, perché effettivamente anch'io lo ritengo un clamoroso sbaglio, vorrei dire anche un grandissimo dispiacere. La sfida non è banale, Sindaco, immagino che mantenere la distanza tra i bambini molto piccoli specialmente non sia facile. È impossibile, nel senso qui ragazzi spetta ai genitori, ed è lo stesso ragionamento che si sta facendo sui parchi. Quando ieri Conte dice contingente agli, cioè riapriamo i parchi ma con gli ingressi contingentati. Sì, va bene, per carità, ma chi glielo va a spiegare a figlioli, compresi mia, che hanno 3-5 anni, che non devono andare dal loro amico, correre sull'altalena tutti insieme, buttarsi in terra, fare la lotta e rincorrersi, eccetera, eccetera. Diventa un lavoro che deve essere fatto ovviamente dai genitori, con la fatica che si farà tutti quanti. Bisognerà questo anche un po' d'affidamento da parte degli adulti. Certo è che nel sistema scolastico noi abbiamo straordinari insegnanti, l'hanno dimostrato anche in questa fase di lockdown, persone meravigliose e appassionate del loro lavoro, che sono sicuro ci potranno dare una mano qualora si riuscisse a organizzare un servizio, diciamo, nelle nostre scuole nelle prossime settimane. Mi riallaccio a quello che ha appena detto, la riapertura di parchi e giardini, un altro dei pezzi fondamentali di ciò che potrà accadere di nuovo dopo il 3 maggio, ovviamente ha detto anche il Premier, non sarà un via libera, quindi un bomba libera tutti, ci saranno presumibilmente degli ingressi contingentati. Com'è possibile pensare a degli ingressi appunto controllati all'inizio appunto di un parco pubblico come può essere le cascine di tavola ad esempio? Bisognerà lavorarci. Ora noi già domattina abbiamo una settimana di tempo per arrivare al 4 maggio attrezzati, nel senso che avremo ovviamente, iniziamo a sistemare tutto. Fatemi fare una premessa, io ho un'ansia ancora primaria rispetto a quella dei giardini, nessuno se ne abbia male, che è quella dei cimiteri. Perché soprattutto in questo contesto in cui persone, ci sono state famiglie che non hanno potuto salutare i loro cari perché in periodi di coronavirus e perché ci sono persone che hanno la necessità di andare nei cimiteri, io vorrei capire, fra l'altro non se ne parla nell'ultimo decreto, non sembra ci sia nulla di definito, vorrei capire come si fa a arrivare a una definizione di una riapertura anche la più tranquilla possibile, graduale possibile per quello che sarà. E lo stesso vale per i giardini. Nello stesso tempo partiremo da alcuni spazi, cercheremo di arrivare ad alcuni spazi diciamo magari ben controllabili, perché il contingentamento ragazzi non è una roba semplice, ma come si fa a contingentare gli ingressi in Galceti piuttosto se apriamo definitivamente all'ippodromo o all'ex ippodromo o alle cascine? Quindi bisognerà fare un percorso graduale, magari con aperture pensiamo a limitate nel tempo e con un controllo agli ingressi. Comunque ci organizzeremo, perché insomma non sarà banale, sono più di 40 gli spazi verdi in città e insomma vanno gestiti in questa maniera. Poi ci vuole il buon senso della gente. Dicevo, ci potrebbero essere delle fasce orarie? Può essere un'ipotesi, valutiamo un po', adesso domattina ne parliamo con i tecnici, abbiamo già un incontro fissato apposta per capire quale può essere una delle modalità di gestione di questi spazi, perché se mi chiede il contingentamento il governo, lasciando a noi sindaci il cerino di questa partita, io come faccio a contingentare gli ingressi? O mi fido ciecamente delle persone, oppure se devo mettere una forma di filtro all'ingresso, non è che posso chiedere a queste persone di star lì dalle 8 la mattina alle 8 la sera in 42, 43, non ricordo, spazi verdi cittadini. Ma ragazzi, è impensabile, diventa una roba che non si gestisce. Allora probabilmente a una prima riapertura graduale, a un percorso che ci sarà nel corso delle dei prossimi giorni, probabilmente si può provare a capire se affiancabile anche un'idea di orari determinati, perché se no non saprei nemmeno io come fare. Fra l'altro i parchi giochi comunque restano chiusi, almeno così sembra da decreto,
cerchiamo di organizzarci, di concentrare le forze su quegli spazi verdi che in un primo momento sono controllabili e poi via via tutto il resto. Brevemente invece diceva Sindaco sui cimiteri, ci saranno delle novità, la possibilità ovviamente con regole condivise di accedere oppure no? Sì, sì, assolutamente. Io è un cruccio che ho, è uno dei dispiaceri più grossi che in queste settimane mi ha accompagnato, è quello di non dare la possibilità alle persone di andare sulle tombe dei propri cari e soprattutto, guardate, quelle famiglie che hanno perso persone affetti durante queste settimane, non hanno potuto nemmeno svolgere un funerale come siamo abituati a fare. Insomma, guardate, è veramente qualcosa di doloroso. Per questo l'idea è anche qui, con ingressi contingentati, facendo attenzione, ripeto, non è previsto nulla nei decreti, quindi l'autorità sanitaria aveva bloccato le accesse ai cimiteri in un paio di decreti fa, adesso non ricordo, vedremo come fare appunto e se è possibile ripartire con un percorso che ci accompagni gradualmente, in maniera contingentata, verso l'accesso ai cimiteri. Un'ultima cosa le voglio chiedere a titolo personale e anche istituzionale, qual è la cosa che la preoccupa di più per le prossime settimane alla luce delle novità emerse appunto ieri sera a livello governativo? La cosa su cui in questo momento io sono concentrato e che ho più ansia è vedere la città ripartire, nel senso che oggi abbiamo visto ripartire le nostre aziende. È già un pezzo importante, ma poi piano piano dovranno ripartire i negozi, dovrà ripartire il commercio, dovrà ripartire i bar, i ristoranti, dovranno ripartire tutte le attività di cura alla persona, gli estetisti, i parrucchieri, piano piano tornare alla normalità. In un periodo, lo voglio dire a tutti gli amici di TV Prato che ci stanno guardando e sono sempre tanti, guardate, le prossime 2 settimane saranno quelle più complicate, perché questa settimana fino al 4 maggio, precisiamolo, restano in vigore tutti i divieti che abbiamo conosciuto finora. Dal 4 maggio in poi ci saranno momenti di passaggio e sono sempre quelli più complicati, in cui io ovviamente, come dire, cercheremo di accompagnare il ritorno alla normalità con una fase graduale di scelte. Poi avremo bisogno del buon senso e dell'attenzione delle persone, perché ragazzi, più allarghi la possibilità di uscire, come è giusto e doveroso che sia, più diventano difficili i controlli, più diventano anche da un certo punto di vista inutili, superflui, perché è chiaro che se vedremo come finisce la diatriba fidanzati sì, fidanzati no, nei congiunti, e dopo diventa tutto, se una cosa non è controllabile, non è controllabile. Allora bisognerà affidarsi reciprocamente a un senso di affidamento e di percorso di graduale ripresa della normalità. Perché ragazzi, il nemico fuori non è sconfitto, ci dovremo convivere, dovremo fare uno sforzo di attenzione per costruire una relazione con questo brutto mostro. Però, insomma, ancora ci sarà da fare, ecco perché diciamo questa è la parte che mi preoccupa più di tutti, e l'auspicio che voglio è quello di tornare a rivedere la nostra Prato come l'abbiamo conosciuta, con i suoi pregi, i suoi difetti, le discussioni sulla viabilità, sui rumori, i cantieri e tutto quello che ci piace fare anche da questa trasmissione. Le piccole e grandi questioni di ogni giorno, comprese le lamentele. Grazie al Sindaco Matteo Biffoni per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata a tutti. E grazie a tutti voi per averci seguito. Chiedilo al Sindaco, torna lunedì prossimo. Mi raccomando, continuate a scriverci le vostre domande, le vostre richieste all'indirizzo mail chiedilo al sindaco@comune.prato.it. Arrivederci Sindaco, arrivederci a tutti voi. Arrivederci.